Dottor Monfalcone, un convegno che guarda con una lente di ingrandimento le aziende agricole e lo sviluppo rurale. Sì, è uno dei tanti incontri che abbiamo voluto programmare nella provincia di Palermo. Altri saranno effettuati nella zona di Trabia, a Chiusa Sclafani, un ultimo a Castelbuono, però ne faremo poi a gennaio altri man mano via via che usciranno i bandi e le disposizioni attuative del nuovo PSR. Il nuovo PSR rispetto a quello precedente detta dei nuovi principi. Intanto l'inserimento nelle aziende delle innovazioni, quindi di una nuova tecnologia, di tutto ciò che la ricerca fino a ieri aveva tenuto dentro il cassetto, oggi c'è l'opportunità che lo mette a disposizione per le aziende agricole. Per una riduzione dei costi? No, noi parliamo sempre di riduzione dei costi, ma io parlo invece di un aumento della qualità delle produzioni, e quindi significa aumento dei prezzi e aumento del reddito, ma tenendo conto soprattutto a quelle che sono i nuovi dettami che ci indica l'Unione Europea, cioè stando attenti a non inquinare o cercare di inquinare meno, quindi riducendo al massimo gli input di pesticidi, di trattamenti, di concimi che noi facciamo attraverso l'agricoltura, e dall'altro l'introduzione di nuovi sistemi di vendita dei prodotti attraverso i sistemi online, per esempio la vendita diretta, per esempio i gruppi di acquisto solidali, è un sistema che oggi parecchie aziende che producono in biologico in Sicilia stanno attuando, cioè bypassando gli intermediari si raggiunge direttamente il consumatore finale e quindi ne hanno vantaggio sia il produttore, che perfeziona un prezzo maggiore, e sia l'acquirente, comunque si vede recapitare a casa il pacchetto dei prodotti che lui vuole, e ha prodotti che provengono da aziende certificate biologiche con qualità eccetera, e anche a un prezzo vantaggioso, quindi un vantaggio unico. Partinico e tutto il litorale potrebbe benissimo vincere una scommessa, perché il territorio si presta bene a fare agricoltura di qualità, soprattutto perché grazie all'intervento della Regione la diga del Poma ha consentito la realizzazione di una rete di distribuzione delle acque irrigue con acqua in quantità e qualità tale che possiamo fare finanche la coltivazione delle specie subtropicali, il mango in primis, potremmo fare anche l'avogado, potremmo introdurre nuove varietà di agrumi come il limone siracusano, il 2KR eccetera eccetera, comunque poi ne parlerò io nella mia relazione. Sta tutto negli agricoltori locali a capire che oggi loro non sono più da soli, ma c'è una guida. C'è una guida che è il nostro ispettorato agrario dell'agricoltura, che si trova a Piazza Marina, dove noi siamo disponibili, sia io che i miei colleghi, a dare tutti gli indirizzi possibili e immaginabili, sia dal punto di vista indirizzi culturali, eccetera, ma anche dal punto di vista finanziario. Qualità dei prodotti, sviluppo rurale. Questa è la tematica di un convegno che è stato allestito per dare un sostegno e diciamo anche stimola agli agricoltori. Sì, certamente noi come ufficio dell'Ispettorato Agricoltura abbiamo organizzato questo incontro divulgativo sulla sottomisura 4.1 che prevede contributi per lo sviluppo delle aziende agricole che devono essere così, aziende che devono essere in bio, aziende che devono avere una certificazione di qualità, aziende che devono essere condotte da imprenditori agricoli a titolo principale. E allora con questa nuova programmazione quello che si vuole dire è che l'impostazione rispetto a prima è cambiata. Questi contributi saranno finalizzati alle aziende più specializzate che sono presenti nel territorio.
Lei, dottore Ferro, è dirigente dell'Ispettorato Agrario di Partinico. Gli agricoltori possono venire all'Ispettorato per avere una guida? Certamente, noi siamo, oltre a essere l'organo, diciamo, istruttorio delle pratiche, siamo anche l'organo di informazione, di divulgazione. Questa sera siamo qua, appunto, con i colleghi della sede centrale dell'Ispettorato per dare divulgazione del PSR, di questa sottomisura che prevede un budget notevole, si parla di 424 milioni di euro su un PSR totale di 2 miliardi e 200 milioni, quindi una cifra abbastanza consistente per questa sottomisura. E quindi c'è un grosso interesse da parte degli imprenditori agricoli a venire a conoscenza delle varie iniziative, delle varie opere che vogliono realizzare nell'azienda.